Le Karen, tanto amatissime, non è vero? E attesissime Karen. Oh, col cazzo, però vabbè. Le Wawa, grazie mille per l'abbonamento Le Wawa 85 regalo! gifti da tier 1 sub to sir trattino basso F John. Grazie mille per l'abbonamento alla community. L'ho apprezzato tantissimo. Allora, quando le Karen rompono letteralmente le scatole alle persone sbagliate. Ever wondered what happens when a Karen messes with the wrong person? Today we've got the ultimate showdown, Oh where the tables turn and shit. Karens meet their match. This racist Karen targets a lady in the store, questioning her about where she's from and all. When a guy confronts her for being racist, Questa Karen si mette a fare domande alle persone, dice, facendo tipo domande da dove provieni, chi sei, bla bla bla, e uno glielo fa notare, sei razzista per il comportamento che stai avendo. she thinks she's tough and threatens him. Then she E has si the mette a audacity to put minacciarlo. her hands on the lady she's bullying. E Guess what? mette le The mani lady has addosso had alla enough donna. and slapped some sense into Karen. Sente niente. Excuse me, you did say that she needs to go back to her country. This is What my kind of, what country. is Are we that? gonna leave Native? This is my country. Mamma raga, non uno, non due, ma ben tre schiaffi dovrebbe ricevere istantaneamente. Comunque, hashtag no violenza. Però in questo caso sì. Excuse me, this is what this whole White world. people are not from this country. But don't she serve her. Yeah, you cannot serve Don't her. serve She her is not racist country. ass. She is not You from don't. Ma de Oh, no. mi sembra allucinante che ancora al giorno d'oggi esistano persone di questo tipo. Veramente, Dani? Wow, che figo. Continue serving, Black Lives continue Matter. serving. You need to leave. You're not a part of this. No. You need to leave. You're You're not a part of racist. this. You're No. No, racist. you do not You come just in here told and use the F word and swear and call me a B-I-T-C-H. I've never. Quanto mi danno fastidio le persone così? Tu letteralmente ti stai comportando da razzista, ma se qualcuno ti insulta e lei dice tu stai usando la F-word, fanku, fuck, quello che insomma. Cioè lei non si rende conto di essere razzista, ma tipo le parolacce di questo tipo sono pesanti. Questa qua non è normale. Un piccolo regalo per te, scusa se non sono molto attivo in questo periodo, ma lavoro tutte le notti e faccio fatica a seguirti, però quando riesco a passare, anche se per poco, mi fai sempre sorridere, ti ringrazio per il tuo consiglio di conoscere gente anche se sono all'estero. Oh, mi fa piacere che tu riesca a passare qua quando riesci, insomma, e mi fa piacere, grazie mille. E mi fa anche piacere che tu riesca, che stia riuscendo a conoscere persone nuove. Bene. Come procede? Poi mi fai sapere magari, come procede, come te la cavi. Ma andiamo avanti. Never even said I said that word. she is and I you're not never a even part of said this. that word. So You're you making get out stuff of up here. now. I know, No, I said no. she is and that's why Pensa you di think essere that. il You will capo leave di too. queste negozie, lei. Che This is going all over decide the lei chi radio. può Who andare e I chi am. può venire. You told her to go back to her country where she's from. Stupida gente. Non so se mi fanno più incazzare le persone che guidano male o le persone tipo queste. Le Karen. È meglio che torni da dove si arriva. Bravissima. Bravissima. Oh my god. Te lo sei merito. Ecco, però se ne vai. Dove vai adesso? Dove vai? A chiamare chi? Ti sta benissimo. She stands in the way, refusing to let this guy go. She starts screaming at him, and when he tries to drive away, she runs and blocks the way, and even punches his car hood. Please do. Come passarne il torto in un secondo, vero? È molto rischioso, però certe persone sono cresciute nei posti in cui le mani volano. Vuoi o non vuoi, le mani volano. E quindi se vengono toccati, attaccano ancora più velocemente e in maniera più forte. Quella signora magari stava completamente sbagliando, cercando di, cioè stava provocando quella ragazza. Cioè stava facendo del vero e proprio razzismo. Ma quando si è avvicinata e l'ha presa per il braccio, chi cazzo sei tu per toccarmi? E quindi quella lì ha fatto partire lo schiaffo. Giustissimo. Giustissimo. Un meccanismo di difesa immediato. Però vedi, ha funzionato, se n'è andata. Chissà cosa ha fatto dopo. Forse è tornata in macchina a piangere, non lo so, spero.
Bye-bye. Mamma mia. Hey! Ecco. You don't hit my car! This entitled Karen ecco. And Jim broke so many rules. And when they finally banned her, she played the victim card. Like they're the bad guys. No, quello che è successo prima è la spiega. Aspetta, ridiamo un secondo. This crazy Karen totally flips out in a road rage. She stands in the way, refusing to let this guy go. She starts screaming at him, and when he tries to drive away, she runs and blocks the way. Non spiega però cosa è successo prima. And even punches his car hood. Please do. Non si capisce che cazzo è successo, veramente. Vabbè. Fatto sta che... Va bene, non ci interessa. You don't f***ing hear my... And when they finally... Ok, vai. This entitled Karen at the gym broke so many rules. And when they finally banned her, she played the victim card. Ok, una Karen non rispetta un sacco di regole in palestra e viene bannata dalla palestra. E quando succede questo, inizia ad usare la carta vittima. Like they're the bad guys. So we have an alert on your account that there was a ban processed for your membership. We also don't allow recording in the facility, so I am going to have to ask you to stop recording. I'm going to record it because I've been paying for the past couple months. And we are going to issue you a full refund, but we also do not allow recording in the facility. All right, you're going to refund right now. You're going to tell me why I'm banned. Because we have, back in the day, I don't remember exactly when it was, but you were arguing and threatening other people, so there was a ban put on the membership. Arguing and threatening people? That is what we have in the system. So there is a ban on the membership. We never should have created like an account, evidence. Which is an issue. You know, it was a mistake, but we do have to issue you a full refund and we do have to cancel your account and you are not allowed at any of our facilities. Ma scusami? Dice che c'è una... C'è, come dire, la... Il fatto sta che qualcuno, insomma, si è lamentato che lei in palestra litiga con... insomma, ha litigato con qualcuno, causa un po' di litigi... E quindi le hanno annullato il membership, quindi l'iscrizione in palestra, e ovviamente le fanno il rimborso, però lei non è più ammessa in questa palestra. E lei dice, scusami, io voglio le prove di questo. Dove sono le prove? È giusto, ma è giusto fino a un certo punto, perché potrebbe essere qualche idiota... Che magari era nel torto, lei ci ha litigato e questo qua l'ha segnalata, no? E quindi lei magari non ha fatto nulla effettivamente. Cioè, dove sono le prove? È questo che servirebbe vedere, no? Non lo so. You can give me your full refund and I'd like your name written down and wearing a MAGA hat. Vabbè, non lo so. It's okay. I'll make sure that my lawyers know that I felt threatened here in the judgment free zone. In the judgment free zone, ma che cazzo. Jobs, sta iniziando a minacciare gli altri. In public. She tries to threaten him, but the guy shuts her down with the law. Eventually, a cop arrives to make sure the situation is under control. A lei non piaceva che il ragazzo riprendeva, sono partite le minacce, è arrivata la polizia, vediamo che succede. No. Sì, ma se i tanti vanno dal titolare a lamentarsi, il titolare dovrà anche prendere i provvedimenti, sempre se è vero. Sì, ma come fai a sapere se è vero? Capito? Come fai a sapere se è vero? Di solito nelle palestre ci sono le riprese. O le telecamere di sicurezza, quello che vuoi, no? Forse consultano quelle. Però se arrivano un sacco di persone a lamentarsi, ok, probabilmente spesso avranno ragione, perché se sono tante persone a lamentarsi ci sarà un motivo,
Ma potrebbe essere anche il caso di persone, di un gruppetto di stronzi che vogliono semplicemente fargliela pagare per qualche motivo. Cioè, non sai, possono essere, cioè, può succedere di tutto. Speriamo che abbiano verificato, sì, e che non sia stata presa così a caso la decisione. Mi stavi riprendendo, io non approvo e non ti do nessun permesso. Per nulla, cioè non puoi postare sta roba online. I don't need your approval. No, I don't. Io ancora non ho capito sta cosa. Se riprendi qualcuno, puoi postarlo online. Dipende cosa stai facendo, no? Cioè, in teoria al giorno d'oggi si può. Però non ho mai capito di per certo come funziona. No, see you later. Go ahead, go home. You off work now? Cool. Yeah, I don't need your approval. Thank you very much, Yeah, you though. do if you're recording me, sir. Have a good day. Negative. È I'm in public. situazionale, How are sì. you? I wasn't while I was on that ground, sir. I can see you from public, though. That's the way the law Okay, is works. that how that works, Yeah. sir? All right, you have a fabulous day, You too. You're okay? dismissed. Bye. Oh, no, you're dismissed, sir. Have a nice Fa veramente ridere quando le day. I just persone got litigano dismissed. così. Chi avrà la parola finale? Yeah, I'm good. How about you? I'm good. I saw cameras and stuff that you're out here filming, so we're just making sure everything's cool. Can I have your name and badge number, please? Nope. You got your ID on you? You have to give me your name and badge number. Cosa? Ha detto posso avere il tuo nome e il numero del badge? Ha detto no. Invece devono darle, glielo devono dire per forza. Giusto? Per forza quando viene chiesto. Tu puoi riprendere chiunque. Da quello che ho imparato, tu puoi riprendere chiunque se non è intenzionale. Esatto. Quindi se ti stai riprendendo e uno passa dietro, non hai bisogno di nessun permesso. Se filmi qualcuno di proposito e lo pubblichi, hai bisogno del permesso. Service and your policy. Citizen, Oops. I'm asked identify yourself to me first. Okay, I I'm am a Officer private Machado. citizen. Well, if you're gonna talk Okay, over you're a me, I'm public like a servant. fool. I'm just letting you know. So, I'm being Okay, respectful. can I talk? You can Okay, now. I'm Officer Machado, Badge badge number number. 1682. Cool. Everything good with you? I'm good. Okay, do you got ID? Uh-huh. Do you have ID? Am I being detained? No. Okay. I'm just asking a question. Then I don't have ID. Cool. All right. See you guys later. Long as you're good, not running in the lot or anything, we're good. Okay, thank you for your professionalism, I appreciate it. No problem. C'è? Ma che cos'era sta discussione? Cioè, il poliziotto ha preso e ha fatto. Il documento? No, non ce l'ho, a posto. Sono venuto a controllare che va tutto bene, basta. Ha preso e se n'è andato. Ma che cazzo? Karen decides to block the lady in, not letting her leave. She starts demanding information from her like she's the cop. When the lady runs out of patience and tries to leave, Karen attempts to get in her car, but the lady puts Karen in her place. Ma cosa You wasn't cazzo? expecting my response. That's what it was. Right now, You don't you are block me threatening in. me. No, Right now, you, you are no, you've threatening been, me. girl. Right now, you are Ma che cos'è che suona sul telefono? Cos'è? Y'all see this? Right now, I'm I threatening you? cannot. I cannot give I you an can't. answer. I No, need you to know why unblock you can't give me your an ass. answer? You blocked me. Because it speaks it right here. You're blocking me in and you don't even know me. I Over tried to get parking? to know you. I No, you did. immediately told me that you were calling the police and where did I come from? How dare you? When you In came down. 2020, motherfucking two. You still doing this, Karen? You should have asked me my You name need to and back where I. off. No, You need to honey, back you're out of my keeping me face. hostage right now I am by not. blocking my car in. I You am won't not. allow me to leave. Here's my car, You've got room to everybody. get out. Oh, now I got room to get out, but you just told me that I couldn't go. Well, you can't I hold did me not nowhere. say that. What? You don't think. When No, they listen. replay this video, they'll see it, because baby, you don't know me. I go viral, and you're not. Mamma mia, però a me danno fastidio queste persone che fanno tanto le difficili. Se il poliziotto ti chiede il documento, glielo dai. E dire al poliziotto dimmi il tuo nome e il numero di badge senza neanche salutarlo educatamente mi sembra un attimo esagerato. Non ti sembra un attimo esagerato? Perché sei italiano. In America è diverso. In America la polizia è vista molto male, tanto bene, ma anche molto male. Quindi se tu chiedi, prima di avere qualsiasi tipo di interazione con col poliziotto, il numero
del badge e il nome e cognome, il poliziotto glielo deve dire, perché è una questione di sicurezza, così sai chi è questo poliziotto e se dovesse causare danni di qualsiasi tipo, sai che puoi denunciare il poliziotto. Perché per legge, cioè loro sono obbligate a rispondere. Così come se ti chiedono che cazzo è il documento, tu glielo devi dare. Però avete visto, il poliziotto ha detto il tuo ID, il tuo documento di identità, quello che è? Sono detenuto per caso? No. E allora non glielo devo dare. Cioè non devo dare il mio documento. No? Quindi è diverso. È molto diverso. Gonna go viral, but you have not Karen. Given... No, you don't. This is my phone. How dare you, Karen? You do How not, dare you, Karen? You need to back off. No, you need to let me You're go. You need to move out my spot. You need to let me back spot. Up. Right. So then, why are you blocking me in? Because I need the police to come now. And you're afraid for your life? Because I am. I'm very afraid. Good. Because you are trapping me in, and I am very afraid for. I don't care. Then take it. Yep. Ma che cazzo sta succedendo? Taping my number. And if you go near my car, I swear to God. Oh, you wanna... Non la fa uscire. Questa qua stava cercando di entrare dentro la macchina di quella signora lì, di quella che riprendeva. Ma che cazzo, mi hai appena toccata, mi hai cercato di prendermi e si è messa a strangolarla e la vecchia è impazzita. Che gente malata. This entitled Karen decides to make a scene during a game, but when folks give her a taste of her own medicine, she flips the script and acts like the victim. But the whole crowd laughs and cheers as she leaves. Stupidi tifosi. Ha combinato qualcosa e ora viene smerdata da tutti. Vabbè. That wild look in his eyes while he argues with the lady on the plane. But the staff steps in and takes control of the situation by escorting him out. Questo qua è furioso, impazzito, guardalo. Su di giri veramente. Guarda gli occhi, guarda gli occhi. Ma è ubriaco, vedi che è un po'. This Karen starts harassing the workers at the restaurant, accusing them of closing early. But guess what? The worker got fed up, used a siren to annoy her, refused. Questa Karen, insomma, inizia a rompere il cazzo ai dipendenti di sto posto, accusandoli di del fatto che chiudono presto o troppo in anticipo, no? Cioè in anticipo, insomma. In questo qua inizia a rompere le palle lei con una sirena. The server. Now, since you're recording, you have it on record that you've been asked. I am recording. And you know what else was on record? The telephone call. Because there was no reason for you to be that rude and nasty. The police know. That's fine. That if you are asked to leave. That's fine. We have witnesses. That's you fine. You are not welcome on this premises. That's fine. She is calling right now. She can call the police. She can call the police. And what's your name, sir? None of your business. Are you a manager here? None of your business. Can you explain to me why your business hours are posted at 1? None of your business. It's none of my business. It is our business. This is not business. A publicly held entity. Okay, that's okay. That is but wonderful. That's okay. But what does that have to do with what I asked you, though, sir? Like, I actually, it's none of my business. It's none of my business what your business hours are. But I'm a customer. And I come here and I eat here. Che due coglioni quelli che usano la carta del io sono il cliente, io ho ragione. Ma vaffanculo te e la tua ragione. Mamma mia. But it's none of my business what your business hours are. It's none of my business why. Ma vai a leggere sulla porta, brutta rincoglionita. You're supposed to be open at 1, but you're closing early. Yeah.
come quelli quando lavoravo in negozio. Si chiudeva alle 10 di sera. Figa, si lavora dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera e ci sono i pezzi di merda che arrivano alle 9:58 e stanno lì 10 minuti a giro vagare che tu dici scusate, ma fra 2 minuti la serranda è giù. Ah sì, ok. E stanno lì, scusate, ma stiamo chiudendo. No, ma io devo comprare. No, scusate, stiamo chiudendo. Ah no, io prendo questo. E si mettono lì a fare le robe più lunghe e più fastidiose di sempre, in chiusura. Ma vaffanculo. Che palle la gente così. Sinceramente, se fosse successo a me, l'operatore del ristorante, avrei messo la musica al massimo e mi sarei messo a cantare e a ballare mentre mi filmava, del tipo, lei filma e io, can you blow my whistle, baby? Odio i clienti che entrano in chiusura. Esatto. Veramente. C'hanno questo... credono di essere veramente nella... cioè di avere ragione. E il fatto che sono clienti credono che sia tutto dovuto. Oh, l'unica cosa che ti è dovuta è un cazzo di calcio nel culo. Ti faccio volare dal negozio. Che sto chiudendo. Che poi magari tu dici... l'ultima ora. Non è entrato nessuno. Tu dici ok... inizio a prepararmi in anticipo per chiudere. Anzi, vabbè, so che magari devo contare i soldi e tutto quanto, fare la chiusura della cassa. Ti prepari, fai tutto. Dici, ok, adesso chiudo. E arriva uno stronzo 2 minuti prima della chiusura. Che fastidio. È una cosa orribile. Are you able to give me that manager's name or no? Vabbè, fanculo, va. Huh? So what you say? Are you able to give me that manager's name? Or are you not allowed? If you're not allowed, it's okay. I don't want you to get in trouble. This is Paul. His name is Paul? Ah, dice il nome. La dipendente. Ah, però se gliel'ha detto, vuol dire che forse il manager era nel torto. To the worker, and in response, she throws the change on the table instead of handing it over. And guess what? He totally loses his mind, causes a scene, and starts dropping racial slurs. Thank you. Are you the manager? Yeah. She threw the money. She don't get my hand. She like this. He told me to shut up. Supposed to be the selfish? What do you mean to shut up? You told me to shut your mouth. You better know the price, okay? American, I pick up the fish, the tail fish and the head fish. Bro, should you know the price, you know the way you time? She throw- questo, tutto questo perché le, quando gli hanno dato i soldi, la, il resto, non gli ha dato il resto in mano, ma gliel'ha lanciato sul tavolo. E lei dice, sono stati lanciati perché tu hai detto di tipo stare zitta a quella persona, o a lei, lei che era, non lo so. Io odio però, lo odio però i negozi che chiudono mezz'ora prima e non ti vogliono più salire. No, che cazzo parla di quella roba? Io sto parlando di, nel mio caso per esempio, cioè io non ho mai chiuso prima. Chi chiude prima, ok. Ma magari sono cazzi, cioè, sono cazzi loro, se chiudi prima, chiudi prima, ok. Magari sei il capo di quel posto, decidi tu. Se però sono i dipendenti che chiudono prima a caso, e allora non va bene. Quando chiudi quando ti pare, no? Lì no, non è giusto. È ovvio che dici, ok, l'apertura è... cioè, chiude alle 10, esempio, no? Tu mi devi servire fino alle 10. E su questo siamo d'accordo. Però se tu sei ancora dentro il negozio, entri prima e poi alle 10 ti viene detto siamo chiusi? Siamo chiusi. Tu sei stato dentro il negozio? Non hai preso niente entro le 10? Te ne devi andare a fanculo. No, però le persone si comportano come dire io sono arrivato qua prima della chiusura, posso fare quel che voglio finché non acquisto, no? No, non è vero. Cosa dobbiamo stare ai tuoi comodi? Cioè... sì, e poi tutti quei minuti che rimani in più dentro il negozio, chi te ne paga? Nessuno. Sì. Ciao, Bonfi, buonasera. Sbaglio, se non sbaglio però per la legge italiana chiudere prima o dopo l'orario di chiusura ufficiale dichiarato illegale. Sì, diglielo però ai pazienti che entrano, arrivano alla fine. Supposed to be skipping the hand. I give him money in the hand. Okay. Yeah, but he told me to shut up. F***ing ass, you the lady, the Mexican. Go to hell, b***h. Calm down, sir. Calm down.
She threw the money under the table. Yeah, well, I apologize. Supposed to be like this? Fucking bitch. See that? What are you just speaking? You need a job. Lei però si fa rispettare, nel senso, cioè, se magari lui gli ha mancato di rispetto per primo, lei ha detto tu mi hai mancato di rispetto, io ti manco di rispetto di conseguenza, ti lancio i soldi, che cazzo te li devo dare in mano? Però lui ovviamente dice, usa tutte le cose tipo, però io ti ho dato i soldi in mano, anche tu dovresti darmi i soldi in mano. Dice quello che gli fa comodo. Chi ha ragione, chi ha torto, forse entrambi, però io preferisco gente che si fa rispettare. Cioè, lei dice sei una bitch, cioè sei uno stronzo. Non si fa problemi a rispondere. E va bene così. Get out of here, okay? Okay, you better come down. Come down. Si vede però che è cresciuto facendosi rispettare, che non si fa problemi. Sì, vabbè, mamma mia. That's the bullshit. She need to quit the job. If she don't have a job, she quit. She throw my money in the. He know it. Ah, lei, gli altri vedi stanno dicendo però, tu le hai urlato contro. Ok? Do not serve the customer like that. Vedi? Non servire il tuo cliente in questo modo, però Dio santo, vedi? Vedi? Sempre il fatto di essere un cliente, quindi credono di aver ragione sempre. Mi fa piacere parlare, in queste settimane sono riuscita ad uscire e ho conosciuto ragazze e ragazze tra cui italiani, portoghesi, spagnoli e irlandesi. Sto cominciando a creare un po' di confidenza, con il tempo spero diventino amici, ma è presto per dirlo. Vedi, mi fa piacere. Ma come hai fatto? Cioè, uscendo così a caso in qualche bar? Come hai fatto? I know, but she can't... Ma basta piangere, mamma mia, è un uomo adulto che piange come un poppante. Everything in here. Are we investigated? I apologize, you have a bad experience here. Ma non tornare mai più. I understand that. She cannot do that. Yes, sir. She throw my money. I give her my money in her hand. Basta. Throw my money in the table. Okay. She can do that. And she say it the bad words. Okay. That's no good. Guarda lui, okay. I can understand the situation is very tense, and everybody's that's the best. I say, I pick the tail fish and the head fish. Sta urlando per delle monete lanciate, ma non è questione di monete lanciate, questione è che lei le ha risposto. Lei le ha detto, lui a quello che si ho capito, perché altri poi dipendenti che lavorano là hanno detto, ma tu le hai urlato contro. Quindi non è questione delle monete lanciate, lui si è attaccato alle monete lanciate, ma non è tanto quello, è il fatto che lei le abbia risposto, che non è stata zitta. E ha fatto in maniera diversa rispetto a quello che... Cioè, gli ha mancato di rispetto lei. Ed è giusto. E vuole aver ragione, esatto. Cal, she wanna know the price. I'm sure you know that. I just say that. This male Karen was like a walking biohazard, showing up to work even though he had tested positive for COVID. It was like he had no regard for anyone else's health and safety. Arrivato al lavoro nonostante avesse il COVID. Why did you come into work with COVID-19 and spread it to everyone? You gave it to Kyla, you gave it to Dr. Lee, and now you're gonna give it to me? Why did you come in here? Why did I come in here? Because you deserve to not have a fucking job, dude. You don't care about anybody. You don't care about anyone at all. Yourself, just your fucking self and your money, dude. You sound dude. Subito. Siamo a riprendere. What do you mean I sound ridiculous? I sound ridiculous. So you're telling me I sound ridiculous because you decided to come into work sick, knowing you were sick, not get tested, get everybody else sick, and then you're saying I sound ridiculous? And your proof is where? With bro. That stinky ass shirt that you got on. Okay, Archie. Okay. Right. You're going on the internet, bud. This Karen worker in the store snatches an item from a customer's hand, accusing him of stealing. But when she realizes he had actually paid for it, instead of apologizing, she bans him. Allora, questa qui che lavora in questo negozio strappa dalle mani una cosa, un oggetto
che questo cliente aveva, pensando che questo cliente volesse rubare. Ma una volta che ha realizzato che il cliente aveva già pagato, cos'è che fa? Giusto anche quello che dice lei, perché appena ha chiesto alla sua collega, hai venduto questo, questo? Lei ha detto sì, e lui dice, ah, vede allora che non stavo rubando? E lei dice, allora la prossima volta che prendi qualcosa, prenditi una busta e uno scontrino ed esci così, così si capisce che hai comprato, no? È giusto anche dal suo punto di vista, perché, cazzarola, sembra che stanno rubando, è vero, però... probabilmente ha esagerato strappando l'oggetto dalle mani, cioè... che cazzo fa? Crazy in the parking lot and starts threatening the guy. Sono persone che però sono stufe di quello che fanno, sono, si innervosiscono facilmente proprio perché hanno sopportato per troppo tempo. With crazy things. And just when you think it can't get crazier, she starts throwing racial slurs. Tell me where to go. Ah, no mames. You don't tell me where to go. I'm prior law enforcement, and I have a right to be a Christian, and nobody's gonna tell me when I catch El Chapo Guzman, who's beheaded many people around the globe, and then you turn around and tell me I gotta accept this shit? El Chapo Guzman killed people just like you. You like your head beheaded? Do you like your head beheaded? Do you like your head beheaded, Mexican? Hey. Oh, easy, girl. My kids are part Hispanic. My kids are part Hispanic, and I don't want my kids' heads cut off. Will you let your head get off? Cosa c'entra la testa che vola? Che viene tagliata, non capisco. Che cazzo è successo? You don't understand what my ancestors are. Tu non capisci chi sono i miei antenati, ma che cazzo, no vabbè. Allora, lavoro al McDonald's, del centro lavoro con ragazze e ragazze. Una sera mi hanno invitato in un locale dove si beve la miglior birra guess. Durante la sera mi sono allontanato dal gruppo dicendogli che ho visto un gruppetto di italiani e portoghesi. Parlando con loro mi hanno lasciato i loro contatti e ci siamo risentiti e visti nei giorni successivi. Bene, vedi? Funziona così. Come avevo detto, una sera si esce, poi noti gli altri, pian piano attacchi bottone, ci si scambia contatto e conosci altre persone. Sembra terribile uscire da soli e senza conoscere nessuno, però secondo me se non sei tanto timido si può fare, si può fare. Tu hai avuto anche la fortuna di essere uscito con i tuoi colleghi, vedi? Però si può anche uscire da soli, no? Karen goes wild in the store and vabbè, dipende dove va, ovviamente. Someone needs to tell her it's not a demolition derby. Vabbè. Embarrassing. Passato un tank, raga. Figa. Metti che è una di quelle cose che sta lanciando, vola in testa a qualcuno e rompe la testa a quella persona. Più vedo sti video, più voglio iscrivermi a un corso di box, anch'io. Chissà che cazzo è successo. Ma che cazzo ti fa fare sto lavoro? Cioè, pensate a questi poveracci che devono fare sto lavoro e beccarsi sta gente. Però purtroppo qualcuno deve fare sto lavoro. Ma io l'avrei lasciata fare. Quelle persone stanno riprendendo. Quello che lavora lì dovrebbe lasciarla fare. Chiamano la polizia. Hanno le prove. A posto. Non ti devi neanche sporcare le mani. Terribile, ragazzi. Veramente terribile.